Amici sportivi, appassionati di calcio, benvenuti. Questo è Milano, questo è San Siro, questa è la Scala del Calcio. C'è grande attesa per conoscere chi vincerà oggi tra Milan e Torino. Padroni di casa che possono vantare la miglior difesa del torneo. È difficile trovarli impreparati. In molti sottovalutano la fase difensiva dando più importanza all'attacco, ma i migliori allenatori sanno bene perché la difesa è la base da cui partire per costruire una squadra vincente. Amano dettare il ritmo della gara, alzano e abbassano l'intensità a proprio piacimento con accelerazioni improvvise o fino quasi ad addormentare il gioco. Ed è quello il momento in cui di solito colpiscono con una giocata improvvisa, un lampo che coglie impreparata la difesa avversaria. Ecco la formazione di partenza del Toro. Hanno deciso di schierarsi in campo col 4-5-1, ma con ispirazione offensiva, e gli esterni di centrocampo chiamati al doppio lavoro. Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con il loro dinamismo. Il Milan, squadra che vuole confermare la buona prestazione precedente con la vittoria esterna contro il Napoli. Vengono da un successo per 1-0 e secondo me hanno qualcosa in più dei loro avversari per concedere il bis. La partita verrà diretta da Gustavo Apollonio. Il Torino ha a disposizione il primo possesso del match. Sfuma dunque l'azione d'attacco. Guadagna metri verso l'area. Grande chiusura difensiva. Palla che è uscita. Si ripartirà con la rimessa laterale per il Milan nella tre quarti avversaria. Attenzione a bola. E c'è il tiro. Palla che colpisce la traversa, un'occasione straordinaria. C'è la reazione stizzita qui del tecnico per l'occasione di poco fa. Sono andati a un passo dal vantaggio. Occhio all'avanzata del Milan. Mbappé! Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Milan con il calcio d'angolo a disposizione. Il corner di Bonucci. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. Grande caparbietà, hanno voluto davvero questo gol con tutte le loro forze. Davvero un bel calcio d'angolo, palla in rete dopo la battuta dalla sinistra. Match che riprende con il Milan in vantaggio dunque. Rincon. Baselli. Mati Fernandes. Si avvicina all'area. Palla schizza via dopo il contrasto.
salta il difensore, crossa verso il... si salva di pugno. Credo che possano davvero essere soddisfatti della loro stagione. Assolutamente. Sono lì tra i primi e possono sperare nella vittoria finale. C'è il lancio sulla fascia. Buonaventura. Può andare. Spazio per il traversone. Singraven. Ci sono metri a disposizione. Check Bonaventura. Parte il tiro. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. C'è il corner di Bonucci, può metterla da lì. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Ha perso il pallone. Fernandez. Belotti. Occhio a Baselli. Va con il possesso palla. C'è il pressing su Bonucci. Abate. Singraven. Ljajic. Rincon. Pallone recuperato dal Milan. Occhio, cerca l'area di rigore. Musacchio. Buonaventura. Riccardo Rodriguez. Mbappé. Restituisce bene il pallone. Punta la porta. Riccardo Rodriguez. C'è spazio per andare. Palla messa dentro. Biglia. Dembélé. C'è spazio per andare. Fermano la manovra avversaria. Singraven. Rincon. Baselli. Si andrà avanti a giocare per altri 3 minuti. Maragna metri. All'occasione per riaprire il match. Hanno sfiorato il gol del pari. Bel tentativo dell'attaccante, che meraviglia. Non era facile trovare la porta da lì. È mancata un pizzico di precisione. Abate. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. La prima frazione di gioco si è chiusa con i padroni di casa avanti. Sono la miglior difesa del campionato e l'hanno dimostrato anche oggi mantenendo inviolata la porta. Se continuano così, la vittoria non dovrebbe sfuggirgli. È tutto pronto a San Siro per il calcio d'inizio del secondo tempo. Riccardo Rodriguez. Mbappé. Biglia. Palla larga. Attenzione a Bonaventura. Mbappé. Mbappé! Può far male da lì.
Vantaggio che comincia a farsi importante. Due gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Ha concluso a botta sicura, era difficile non inquadrare la porta da lì. Vabbè, c'è chi ha fatto anche peggio, non è il suo caso però. Squadra che sembra aver inserito il pilota automatico, il tecnico può allentare un po' la tensione. Fin qui sta andando tutto per il verso giusto. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Rincon si avvicina all'area, palla vagante. Biglia, Niang, può andare, palla gol per il e c'è la conclusione, una parata incredibile. Ci sarà il corner per il Milan. Il corner di Mbappé, da rivedere tentativo dell'attaccante su questo colpo di testa. Beh, ha impattato male il pallone, non c'è che dire, non l'ha colpita con la fronte, spedendola ben lontano dallo specchio della porta. Occhio al suo movimento, nessun problema qui per Sirigu. Perde palla. La prossima gara casalinga di questa squadra, che è valida per il campionato di A. Mbappé. Questo è davvero un ottimo momento per lui. Grande forma, grandi prestazioni. Buonaventura. Attenzione al tiro. Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore. Sappiamo che può e deve fare molto meglio. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto trovare pronto. Stefano, hai un giudizio sulla prossima gara del Torino? Affronterà l'Atalanta nel prossimo incontro di A. Prevede un successo agevole per loro. Palla buona per Mbappé. Pericolo scampato, decisivo l'intervento, sarà corner. E qui stiamo rivedendo il replay della conclusione di qualche istante fa, quando sono andati vicini al gol. Cambio nella formazione del Milan. C'è il corner di Bonaventura. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Mati Fernandes, gran palla in mezzo, ci sono metri a disposizione. Ljajic, tiro completamente fuori misura questo. L'allenatore si affida dunque a questo cambio per provare a cambiare la storia di questa partita. Niang, c'è spazio per andare.
si guarda attorno e possono ripartire. Rincon, ci sono metri per andare. Belotti, Fernandez, Baselli, occhio, cerca l'area di rigore, occhio al tiro, attento a qui il portiere che dice di no. Palla in out, corner per il Torino. Sono sotto nel punteggio, l'allenatore tenta la mossa della disperazione inserendo un altro attaccante, alzando il baricentro della squadra. Vedremo se si rivelerà una mossa azzeccata o meno. Attenzione, pericolo, palla fuori, ma aveva spazio, ha fatto bene a provare. Sarebbe stato un gol bellissimo questo, ma il pallone alla fine non è entrato. Che grande conclusione, che grande coordinazione, gli è mancato solo il gol. Di testa per il compagno. Antonelli. Andrea Silva. Occhio che guadagna metri. Andrea Silva! Il portiere con la punta delle dita l'ha alzata sopra la traversa. Il corner di Bonaventura. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Prova ad andare e c'è la traversa. Interrompono bene l'azione. Moretti. Baselli. Ljajic. Si gioca ancora per 240 secondi. Hanno perso palla. Antonelli, Biglia, ottima lettura, recuperano il pallone, l'arbitro fischia la fine, portano dunque a casa un'altra vittoria importante. Vittoria schiacciante, Pierluigi, stanno andando molto forte. I padroni di casa hanno sfruttato il fattore campo, conquistando un successo davvero prezioso. Ormai chi viene in questo stadio come obiettivo non ha solo quello di portare a casa qualche punto, ma di segnare almeno un gol.